Buonasera. Il primo bollettino settimanale fornito ieri dalla Regione registra 980 casi in più rispetto a domenica. Le guarigioni diventano 423, delle quali 365 riguardano persone clinicamente guarite e 58 pazienti dichiarati guariti a tutti gli effetti. Nella giornata di ieri, in provincia di Modena, sono stati accertati 145 nuovi casi e 9 decessi. In particolare a Sassuolo i nuovi contagiati registrati ieri sono 11, di cui 2 ricoverati. Purtroppo è stato comunicato anche un decesso. L'APAM, Confartigianato, piange la scomparsa di Gianfranco Corni, colpito da coronavirus. Corni aveva ricoperto il ruolo di segretario nelle sedi LAPAM di Maranello e Fiorano ed aveva lavorato anche nella sede sassolese, continuando a collaborare anche dopo il pensionamento. Corni è stato un riferimento per le imprese del territorio, ha detto Carlo Alberto Rossi, segretario generale di LAPAM Confartigianato. Con lui se ne va un autentico uomo d'associazione. I termini per il pagamento di tutti i tributi comunali con scadenza nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio sono stati prorogati a luglio. In questo modo, ha spiegato il sindaco Menani, non solo cerchiamo di dare un sollievo alle famiglie, ma al tempo stesso cerchiamo di fare la nostra parte nel non costringere le persone ad uscire di casa per verifiche, controlli e pagamenti. Lo sportello del servizio entrate sarà chiuso al pubblico fino al 30 aprile. L'attività di informazione, assistenza e consulenza sarà svolta solamente tramite telefono e posta elettronica. Le attività allo sportello sono state consentite su appuntamento solo in caso di necessità e non differibilità da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12. Slitta anche il pagamento della tassa auto, come deciso dalla Giunta regionale. Il bollo in scadenza nei mesi di marzo ed aprile potrà essere pagato entro il 30 giugno. Il sindaco Menani si rivolge ancora alla cittadinanza in questo momento di grande difficoltà. Ascoltiamo le sue parole al nostro microfono. I primi di marzo è stata emessa un'ordinanza a mia firma che limitava la frequentazione dei parchi, della pista ciclabile e dei luoghi pubblici in generale, compresi i cimiteri. È stato un provvedimento restrittivo e che per me non è stato facile firmare, in quanto limitare la libertà delle persone è sempre una cosa difficile. Sono stato supportato dalla Giunta, dalla mia amministrazione e abbiamo deciso di procedere per il bene della cittadinanza. Siamo consapevoli e lo dimostrano i fatti che limitando i contatti si limita la diffusione del virus. Dicevo, sono stati chiusi i parchi, è stata chiusa la ciclabile del Secchia, luogo frequentatissimo dai sassolesi e non sassolesi. È stato posto il divieto di sedersi sulle panchine in luogo pubblico e anche di frequentare i cimiteri. C'è una situazione che direi che non sia allarmante, Sassuolo, però è da tenere sotto controllo e non bisogna adagiarsi sugli allori. Abbiamo 76 positivi, 30 sono ricoverati e 46 in isolamento. Guariti, ne sono già guariti 3, pochi però si comincia anche a guarire. Quarantena ne abbiamo 13, a fronte degli 80 della settimana scorsa, e penso che la quarantena abbia avuto un picco che adesso è in graduale diminuzione. Deceduti purtroppo sono 6, tutte persone per lo più anziane e che avevano dei problemi fisici, oltre a essere stati infettati dal coronavirus. E sì, la situazione io direi che è sotto controllo, non c'è da essere ottimisti, non c'è da essere pessimisti. Il picco però potrebbe ancora non essere arrivato e potrebbe arrivare fra la fine di questa settimana, inizio della prossima. Senz'altro, considerando che nei 15 giorni precedenti al picco i contatti sono molto diminuiti, e io sarei anche ottimista che le cose stiano migliorando.
bisogna però non abbassare la guardia, bisogna rimanere in casa, bisogna limitare al minimo i contatti, bisogna usare degli accorgimenti, ad esempio non andiamo a fare la spesa più di uno per famiglia, e non andiamo a fare la spesa tutti i giorni, non serve, facciamolo una volta, due la settimana. Un'altra cosa che tenevo a far presente è che la settimana conseguente, successiva alla firma dell'ordinanza, è stata una settimana di informazione alla popolazione. Ampia informazione è stata data su tutti i media, partendo dalla televisione, passando per la radio e soprattutto sui social. Quindi le prime sanzioni e denunce sono state fatte a chi era la seconda volta che veniva pizzicato in giro. Non bisogna prenderla sotto gambo, ripeto, adesso i controlli ci sono e i controlli sono diventati severi, perché adesso tutti sanno che non si può uscire di casa se non per comprovati motivi d'urgenza. Mi sento di ringraziare tutti, ringrazio tutti per l'impegno che stiamo mettendo per rimanere in casa. Viene azzerata una vita sociale, non si hanno più contatti, non c'è più la gioia di andare a mangiare ad esempio la pizza assieme, in gruppi, fra amici, parenti e via, però solo con l'impegno di tutti ce la faremo. 8 cittadini sono stati denunciati per inosservanza delle misure anti-coronavirus nella giornata di controlli di domenica. Queste persone, dopo essere state avvisate una prima volta, ha detto il sindaco sassolese, sono state sorprese una seconda volta a violare i divieti. Ora tutti sanno, nessuno può affermare di non conoscere i divieti. I controlli saranno ulteriormente intensificati. L'ufficio di polizia giudiziaria della municipale, inoltre, ha identificato il responsabile di un furto di bottiglie di liquore, avvenuto nelle scorse settimane in un esercizio commerciale del centro. Si tratta di un ventenne originario del Marocco. Ed ora passiamo allo sport. Stefano Segatori, player del Sassuolo eSports, ieri sera ha vinto un triangolare di eFootball PES 2020, promosso da eSerie A Team, superando Fiorentina ed Atalanta. In attesa delle prime gare ufficiali, Stefano, giovedì, sarà impegnato in un altro show match amichevole. Grazie per essere stati con noi, anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. L'appuntamento, come sempre, a domani. Buona serata!